Potrei iniziare questa puntata dicendo semplicemente I don't wanna wait. Chiunque ha vissuto 20 anni fa l'adolescenza sa perfettamente sì che è vecchio e che soprattutto c'era Dawson Creek. Voglio ringraziare pubblicamente i trentenni per averci ricordato quanto siamo vecchi, ma soprattutto per averci ricordato Dawson Creek, che ha tantissimi momenti esaltanti, forse, e tantissimi però, ma è una gioia. E visto che questa rubrica si chiama Ma è una gioia, parliamo dei momenti più ma è una gioia, ma veramente è difficile sceglierli, eh? Però il mio personale, il primo, è quando Joey e Dawson finalmente si baciano, perché signori miei, ci mettono una vita a capire che si piacciono, e quando si baciano per la prima volta, col pubblico. Cronometro io il tempo. I was up all night. Troppo amici, no? Vabbè. Comunque il vero momento ma è una gioia, questo è veramente delicato, io l'ho visto una volta sola all'episodio e per mettere il video questo qui ho ripianto un'altra volta. È quando Jen registra il video per la figlia. Ciao Amy, sono la mamma. Quando tu vedrai questo video, io purtroppo non ci sarò più. E so che questo sarà molto penoso, penoso per entrambe. Ma questa serie che parte come un triangolo fra Joey, Dawson e Paisy, a cui arriva Jen, e poi dopo ci sono 10.000 altre figure geometriche per descrivere questa relazione sentimentale fra i protagonisti, il momento più alto, il momento più mai una gioia per chi come me, sì lo so, ho fatto una cazzata, però tutti noi siamo stati giovani e ti favo Dawson, quello è il problema, poi uno cresce e capisce che Paisy è molto meglio. Comunque il vero momento mai una gioia per me è stato il finale, perché, guardate. Indovinate chi incontrerò domani? Spielberg. Brutto bastardo. Alla fine ce l'hai fatta, amico. Ma che gli direi? Cosa ti metterai? Non ne ho la minima idea. E quindi sì, per carità di Dio, incontri Spielberg, quindi te stai riconsolando, però sempre cavaglietto, perché, come si dice a Roma, perché hai lasciato Joey col tuo migliore amico. Paisy, quindi insomma, a me ha lasciato sempre un po' l'amaro in bocca, ma visto che questa rubrica si chiama Mai una gioia e visto che noi del giornalista vogliamo sapere cosa ne pensate voi, voglio sapere il vostro Mai una gioia legato a Dawson Creek. Noi intanto ci vediamo al prossimo.